Ragazzi, allora, questo è un Face of the Day. Non ho fatto il tutorial perché mentre provavo un prodotto mi sono accorta che non mi piaceva, allora ho dovuto un po' modificare tutto quanto il make-up e quindi ho deciso di farvi un Face of the Day per oggi. Però se il trucco vi piace particolarmente e vi interessa vedere la realizzazione, posso farvi un tutorial poi successivamente. Apro una piccola parentesi per poi farvi vedere quello che ho utilizzato per oggi in questo look. Allora, io ho dei video da farvi, soprattutto di review di prodotti, perché ultimamente sto vedendo tanti look che mi piacciono, però ho poche occasioni per poterlo indossare. Quindi farò i tutorial, diciamo, che ho in mente dilazionati nel tempo. Però vorrei che mi mandaste sul mio indirizzo di posta elettronica, che vi lascio qui sotto nell'info box, delle foto di look di make-up che trovate su internet o su giornali, eccetera, che vorreste che di cui facessi il tutorial. Ovviamente anche, non lo so, per esempio potete mandarmi una mail con scritto vorrei un look da cerimonia, oppure ho questo vestito, vorrei abbinarci un look. Che cosa mi proponi? Cose di questo genere. Perché voglio fare questa cosa? Voglio fare questa cosa perché penso che sia più importante farvi vedere dei look o comunque parlarvi di cose che vi interessano piuttosto che fare di testa mia, perché magari interessano a me e non a voi. Quindi vorrei che mi mandaste appunto i look, dei look o dei make-up che vedete in giro al mio indirizzo di posta elettronica, in modo tale che io poi piano piano vi farò tutti i tutorial. Ovviamente, se mi mandate 50 richieste tutte insieme, è normale che non riuscirò a farle tutte subito. Dovete avere un po' di pazienza e piano piano le farò comunque tutte. Così come rispondo sempre a tutti i vostri commenti sotto i video, dovete solo avere pazienza perché rispondo sempre. Chiusa parentesi. Il look di oggi, allora, il look di oggi, come potete vedere, è particolarmente incentrato sul verde. Allora, il prodotto che non mi è piaciuto, vi dico subito che è questo ombrettino di Astra, che è il numero 12 ed è un ombretto verde, che io spero vediate. Comunque, è questo ombrettino verde di Astra, che è il numero 12. Non mi è piaciuto della linea Soul Color. Non mi è piaciuto perché mentre lo stendevo mi si levava, cioè passavo con il pennello e fatta la prima passata, quando andavo a ripassarci sopra per stenderlo si levava. E quindi ho dovuto mettere tantissimo prodotto prima che diventasse un colore pieno. In più, pur essendo diventato un colore pieno, a un certo punto non mi piaceva perché comunque c'erano dei buchi, c'erano punti in cui c'era più colore, punti in cui non c'era colore. Allora ho deciso di ovviare al problema applicando sopra un ombretto. Allora, l'ombretto che ho applicato è di una palette Sleek, ed è la The Original, ed ho applicato sopra all'ombretto di Astra questo verde qua, che è un bellissimo verde che io spero vediate. È un verde chiaro con dei riflessi oro. Poi, come punto luce nella parte interna dell'occhio, ho applicato quest'altro verde qui accanto, che è sempre un verde, però questa volta ha veramente un sottotono dorato, è più un verde oliva, ecco, tendente al verde oliva.
Questi sono i due verdi che ho applicato. Poi da un'altra palette Sleek, questa volta la Storm, ho fatto la piega dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare. Allora, sotto l'arcata sopraccigliare e all'inizio della piega dell'occhio ho messo questo colore qui, che è un beige color carne, molto simile al mio colore di pelle. E poi invece nella piega ho messo questo marrone scuro qui, che appunto ha dato profondità all'occhio. Dopodiché ho applicato una matita bianca all'interno dell'occhio. Questa è la matita bianca di H&M, la Pure White, che devo dire la verità non è molto scrivente, però per ora è l'unica matita bianca che ho. Sto cercando in una maniera allucinante la Multiplay di Pupa color avorio. Avorio, insomma, quella color carne per l'interno dell'occhio. Per ora ancora non l'ho trovata, quindi mi accontento di questa. E poi nella parte sotto, nella rima inferiore dell'occhio, ho applicato una Glamorous Eye Pencil, la 412, e questa è la verde smeraldo. Veramente veramente bella, adoro questa linea di matite di Kiko, la sto piano piano acquistando tutte quante dilazionate nel tempo, però è veramente veramente belle. Poi come mascara ho applicato il Get Big Lashes di Essence, però visto che questo benedetto Get Big Lashes che piace a tutte, a me non mi piace per niente, ho applicato sopra il Top Coat Curling di Kiko, che è quello con il packaging rosso. Poi come base ho applicato l'Active Light di Pupa. Solamente l'Active Light di Pupa, non ho messo altro, non ho messo terra, non ho messo blush illuminante, non ho messo assolutamente nulla, solo quello. E poi ho applicato invece sulle labbra un gloss di Kiko, questo è il della linea Instant Volume ed è il numero 09, è un rosa con dei glitter, è un rosa tipo rosa antico con dei glitter, veramente veramente bello come colore. Questo, devo dire la verità, è il primo lip gloss volume di Kiko che ho acquistato e mi piace tantissimo. Detto questo, il face of the day è terminato, io spero che vi piaccia, sinceramente non è nulla di che, però sono veramente rimasta delusa da questo ombrettino di Astra, perché gli altri mi piacciono tutti, ma questo verde mi ha deluso tantissimo. E niente ragazze, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!